tutto ciò che sai, che è vero, che è vero. Sono un uomo strano ma sincero, cerca di spiegarlo a lei. Giù in città non c'ero, male non ne ho fatto mai, davvero, davvero. Solo lei nell'anima è rimasta, lo sai. Amici carissimi del Tino e dell'Erminia Carugati, buongiorno, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per il nostro tutorial del venerdì. E allora oggi uno dei gruppi più amati sicuramente, quantomeno dagli italiani, ma non solamente. Amati, odiati, sapete che un po' i Pooh hanno sempre diviso, ma certamente non si può non riconoscere loro il fatto di avere composto e quindi realizzato delle canzoni veramente che hanno fatto epoca. E una di queste, proprio quella che presentiamo oggi, questa Pensiero, è credo che fosse il quarto disco dei Pooh, che ne hanno fatti una marea, credo 29 in studio, più un sacco di raccolte, un sacco di live, e insomma un gruppo che sappiamo bene è stato insieme per più di 50 anni. È del 71 questa Pensiero. Tu quanti anni avevi, Erminia, nel 71? Meno uno. Meno uno. L'Erminia non era ancora sulla faccia della terra. Il Tino c'era già, ahimè. E nella formazione dei Pooh di quell'epoca c'era, sappiamo bene, non Red Canzian al basso, ma Riccardo Fogli, che venne sostituito poi 3 anni dopo, mi pare di ricordare. Bene, questa Pensiero è una canzone non difficile, ma al solito, quante volte mi devo ripetere, se vogliamo eseguirla, quantomeno il più avvicinandoci in modo possibile all'originale,
è presente le sue belle difficoltà, ma che adesso andremo senz'altro a dipanare vedendo la parte spiegata di questo pensiero. E allora, il brano, tra le altre cose, anche quello della settimana scorsa, Futura di Dalla, era in Fa, e anche questo pensiero è in Fa. E tra l'altro non ci sono modulazioni, quindi il brano veramente non presenta moltissime armonie. Le andiamo a vedere armonizzando, al solito, la scala di Fa maggiore. Sul primo grado troviamo il Fa, sul secondo un Sol minore, che a seconda dei momenti del brano prenderemo settima oppure triade, un La minore, settima, un Si bemolle sul quarto grado. Dominante del nostro centro tonale è il Do, Re minore, anche qui a volte sì, a volte no, la settima, armonizzandola per quadriadi abbiamo un Re minore settima, poi a chiudere è il nostro accordo che quasi mai si trova ed è anche il caso di oggi, con questo Mi semi diminuito. Ma gli altri accordi, gli altri sei, ci sono tutti. E c'è anche una dominante, anzi non una dominante secondaria, un accordo derivante dall'interscambio modale. Sarà un Mi bemolle, dovuto dall'interscambio modale di Fa con, andiamo su di un tono e mezzo, il La bemolle, di cui il Mi bemolle è la dominante. Bisogna che metto lo straccetto qui, perché sennò mi fa rumore. Ok, sempre tutto in diretta. Quel che succede, succede. Allora, tra le altre cose, la struttura di questo pensiero ricalca un po' Futura di Dalla, ma nel senso che abbiamo quello che dovremmo chiamare inciso, ma che nella realtà delle cose non va a ripetersi nel brano, e che quindi possiamo anche chiamare special chorus, insomma. Mentre il grosso, diciamo la parte preponderante del brano, è la strofa. Ma il brano inizia proprio con un reprise di quello che sarà appunto lo special, e fa così. Arriviamo sul Fa e da qui entrerà poi l'Erminia a cantare con quella che è la strofa, appunto. Allora, dicevo, un reprise di quello che sarà appunto lo special. Andiamo proprio a far sentire. Mi la fa, mi la do, do. Su armonia di Fa e di La minore, settima. Voglio mettere questa cosina che si sente nel disco. Nel violino, pure sbagliato, è stato un Sol invece di un Fa, ma va bene, uguale. Andiamo su un Si bemolle, quindi quarto grado. Re, Do, Si, Do. In pratica dobbiamo far sentire questo Re, 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 Do, Fa, Sol. Quindi triade di Si bemolle, dove facciamo cantare il Re. Fa, Sol. È un po' grave, un po' gravina questa quarta sospesa, ma in realtà per far sentire il solo andiamo troppo su, quindi io ho scelto di stare qui, anche perché ci sto adesso facendo, appunto, realizzando un'armonia di Fa con la quarta sospesa, ma poi vado su e vado in pratica a suonare quello che è un Do quarta nona, in pratica, vado a suonare Sol, Re, Fa, che poi chiudo su Do Mi, e poi faccio questa classica, il tonjonata, mi fa Sol, La, e vado quindi a chiudere facendo cantare il La ancora sull'accordo di tonica. Rifaccio e poi l'Erminia entra con la sua voce suadente. Thank you.
Ah, Ermini è diventata una bravuria incredibile, si ferma proprio al punto giusto, eh? Come i tram, quando arrivano al capolinea. Allora, adesso la strofa, questa è stata, va a ripetersi esattamente allo stesso modo, quindi vista una volta, vista sempre, perché poi si ripeterà, dopo appunto quello che o chiamiamo special o chiamiamo inciso, per altre due volte e il brano finirà, è molto semplice la struttura di questa pensiero. Qui c'è una particolarità, cioè una misura che poi si ripete, adesso la vediamo, di 5 quarti, il brano in 4 quarti, mi sono dimenticato anche di dire che questo è il do centrale e che il timing del brano è all'incirca di 72 bpm. E in questa strofa, in queste prime due strofe, dirò, abbiamo la presenza di tre, adesso poi lo vediamo, tre misure di 5 quarti. E quindi cominciamo. Direi di sollevare 1, 2, 3, 4 sul quarto movimento il pedale, perché poi andremo a suonare questo si bemolle, fa. Ecco, proprio su questo fa. Noi dovremmo, almeno io la penso così e mi diventa più facile, una volta che suono il fa, 1, 2, 3, 4, conto in realtà fino a 4, ma è chiaro che il si bemolle apparterebbe a questa fantomatica misura di 5 quarti. Poi appunto vedremo che nel reprise delle due strofe, la seconda volta le misure saranno tranquillamente dritte e squadrate in 4 quarti. Quindi, da 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 da. Si bemolle fa 2 3 4 fa da 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 da. Si bemolle do 2 3 4 sol minore da da da. Mi bemolle do 2 3 4 ancora do da 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 pa pa ba re minore. Noi facciamo questa. Pa, 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 pa. Vai Erminia! Sono un uomo strano ma sincero. Cerca di spiegarlo a lei, pensiero. Quella notte giù in città non c'ero. Male non le ho fatto mai. Ci fermiamo ancora nella realtà delle cose, perché mi dice nel pensiero, Germina, una cosa pazzesca, perché nella realtà vogliamo fare quello che nella realtà eseguono in taluni live la chitarra nel disco originale gli archi, cioè questo pa ba 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 ba, che va a finire in levare. Quindi andremo a suonare ta da 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 da, fa si bemolle fa. Fa mi re do si la sol fa. Logicamente questo fa non appartiene al battere della misura, ma al levare di quella precedente. Queste sono le note che dobbiamo andare a suonare. Ma in questa strofa, in questa strofa di 5 quarti, è una scala di fa maggiore, dove andiamo a ripetere appunto questo fa mi re do si la sol fa, che ci fa riatterrare sul fa peraltro. Si bemolle do. Andiamo adesso a fare quest'altra variazione. Fa mi do. E chiudiamo sul sol minore. Mi bemolle do. Questo mi sol do lo ripetiamo tre volte, mi sol do e poi chiudiamo sul do. Ripetiamo questo re mi fa la sol e poi terminia inciso. È rimasta, lo sai.
Bene, fermiamoci comunque, Erminia, perché andiamo a spiegare quello che è l'inciso. Poi il brano è finito, in pratica. Perché no, però se no, adesso vediamo tutto. Allora, finale. Finale, sì, anche quello. Che abbiamo un po' interpretato, no? Perché a dire la verità, nella versione originale, al solito, il brano andava a sfumare. In una versione, peraltro abbastanza recente, fatta con Riccardo Fogli, la vedete su YouTube, il brano attualmente deve terminare a un certo momento, e lo fa riproponendo appunto, ma credo che loro si fermino lì. Invece noi abbiamo fatto pensiero, oh, c'è da dire una cosa che non ho detto, tanto che è disponibile la base MIDI del brano al solito. Il testo di questa canzone, io francamente l'ho letto, non ci avevo pensato, anche perché sono sempre molto più attento all'armonia che ai testi. E da povero ragazzo di campagna, quali sono, peraltro. Ma neanche l'Erminia aveva colto questa cosa. In pratica è una lettera, non scritta chiaramente, di un carcerato, questo il protagonista di questo pensiero, che si rivolge alla fidanzata, alla sua donna, e come può arrivare lei se non tramite solo un pensiero. Bene, molto bella questa cosa. Andiamo, ritorniamo sull'inciso. Sull'inciso, sì, sullo specie, insomma, chiamiamolo come vogliamo. Chi ci vede cominciare con un fa. Solo lei nell'anima. Quindi un la minore, settima, preso con le dita, forchetta. No, non è necessario, però vedete com'è più bello. Sto sempre più amando questo tipo di armonia. Chissà, forse la vecchiaia, non lo so. Probabilmente a furia di darci dentro con la forchetta, alla fine non so che cosa fra 10 anni, se sarò ancora qui, come prenderò le quadriadi. Ma certamente, sentite com'è bella sensazione che dà questo la minore settima senza la quinta, logicamente. Io sono sol do sol, questa qui mi dà un po' di disturbo, quindi non la metto. Ed è evidente che per evitare di suonare solamente due note con la destra, ecco il mignolo, vado a replicare, a raddoppiare la settima, quindi da na fa. Perché non mettere una bella nota di passaggio tra il fa e il la, cioè il sol? 1, 2, 3, 4, si bemolle, dai 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 dai, questo do lo spezziamo da prima, un do con la quarta sospesa, il fa che canta a chiudere sul mi. Andiamo sul secondo grado del nostro centro tonale, sol minore. Da prima lo prendiamo come triade. E poi gli inseriamo la settima per andare sul do. E chiudere quindi sul do. È logico, è un bel 2, 5, 1. Qui ci vuole Elton Johnata, voglio dire, sul fa non è possibile non eseguire una Elton Johnata, fa, perché ci stiamo parecchio su questo fa, 1, 2, 3, 4, tutta una misura, quindi alla fine sul quarto movimento, logicamente è bello se suonate in levare, mettiamo un si bemolle con basso sempre di fa, si ripete la minore settima, si bemolle, dai dai da da, dopo la quarta sospesa la chiudiamo, sol minore da da, con la settima, do, dai da 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 da, si bemolle, do, preparati Ermini, aspettane al mura adesso, quindi thank you.
finale. Stare chiuso qui, pensiero. E noi l'abbiamo chiusa così, eh? No, siamo andati avanti, Erminia, perché tanto eravamo alla fine, non devo spiegare più niente. Se non, sì, no, una cosina la devo dire. E quindi, fatto l'inciso, si ritorna alla strofa. E questa volta, come dicevo, le misure sono tutte di 4 quarti. Quindi, fa. Fa mi re do si la sol fa, e quindi non faremo più fa mi re do si la sol fa, e qui ci basta fare proprio la scala di fa, fa mi re do si la sol fa, vai da 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 da. È chiaro che adesso non possiamo chiudere sul do questo fa mi re, fa mi do, fa mi do, fa mi do, fa mi. In pratica resta sospeso sul mi, questa roba, ma è proprio così nel disco. Si potrebbe anche chiudere sul re, eh? Rifacciamo. Fa mi re do si la sol fa, fa mi do, fa mi do, fa mi re, mi so so do, mi so so do, mi so so do, ma no 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 no, mi so so do, mi so so, mi so so do, mi so sol do. Questa volta è solamente due volte il mi sol sol do, difficile anche da dire. Mi so sol do, mi so sol do, subito do. Da da da, va da re minore, da 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 da. Ecco, il finale appunto è, siamo giunti alla conclusione della seconda strofa, ripetuta, questa volta appunto con le misure dritte, e andiamo a ripetere pensiero, 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 antipensiero, diciamo, sono la testa che mi scoppia, Erminia, con queste semplici armonie, do, da, pensiero, re minore, pensiero, pensiero, l'abbiamo fatta tre volte noi, do, pensiero, pensiero, giunti qua, tanto stare chiuso qui, pensiero, lo faceva lo Stefano Dorazio, poverino. E quindi ripetiamo alla fine, fa si bemolle, fa, e chiudiamo lì la nostra canzone. Ho detto tutto, Erminia? Direi di sì, anch'io, ritmicamente non c'è molto da dire, al solito una ballata in quattro quarti, usiamo tanti sedicesimi, anche se qui ci sono veramente tanti appoggi, per esempio nel finale, vedete? Però teniamoli, mettiamo i nostri arpeggi. In questo caso sto facendo dei sedicesimi, adesso farò degli ottavi. Da, 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 eccetera eccetera, pensiero, pensiero, basta, è finito qua il tutorial, mi apro pinco all'Erminione, Erminiuccia, scusate, Erminione, mi è venuto così, ma perché oggi sono un po', come dire, esaltato, ma insomma non lo so neanche perché. Bene, amici carissimi, termina qui questo tutorial, ci vediamo venerdì prossimo. Abbiamo già in mente che cosa fare e ci sarà anche un ospite molto probabilmente nel tutorial di venerdì prossimo. Grazie per essere stati con noi, a presto con il Tino Carogati.